I commissari governativi alla sanità calabrese hanno immediatamente disposto l'invio dei NAS all'ospedale di Locri per le doverose, urgenti indagini sulle condizioni della struttura a seguito del caso del paziente deceduto per arresto cardiaco, dopo essere stato trasferito con grave ritardo nel reparto di rianimazione dello stesso nosocomio, determinato dalla rottura di un ascensore. La vittima è Bruno Monteleone, 74enne di Ardore, che nella tarda mattinata di ieri ha avuto una crisi respiratoria. Le condizioni del paziente, ricoverato in cardiologia al quinto piano, sono apparse subito serie. Nonostante ciò, non si è potuto tempestivamente trasferire di reparto. La situazione disperata ha mobilitato anche carabinieri e vigili del fuoco. I ritardi e le carenze strutturali dell'ospedale, da tempo note e denunciate dalle istituzioni, hanno fatto il resto. Intanto la polemica si infiamma e il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, annuncia battaglia. Sì, anche questa purtroppo una tragedia annunciata, un dramma, quello che si è verificato ieri mattina in questa struttura, a causa dell'indolenza, dell'indifferenza di chi gestisce l'ospedale, dei vertici soprattutto amministrativi, che non tutelano i pazienti, non tutelano neanche gli operatori sanitari che con enorme difficoltà continuano con grande dignità a lavorare in questo presidio ospedaliero. Si poteva evitare? Sicuramente sì. Non è possibile che su 5 ascensori ne funzionasse solamente uno e l'ultimo che appunto doveva funzionare ieri si è fermato, causando poi quella tragedia che si è verificata. Ritengo che sia l'ennesima visita dei NAS, l'ennesima ispezione, dopo quella già verificatasi lo scorso anno su iniziativa del ministro Lorenzin a seguito del nostro incontro a Roma. Io mi auguro che il nuovo ministro, il ministro Grillo, ma anche lo stesso vice premier Salvini, eletto in Calabria come senatore, vogliono venire qui e rendersi conto di persona della gravità della situazione. Ilario Balì per la CNews 24.